Buonasera. Che cosa ricordate del 1935? Forse i versi di due canzonette. Una diceva: io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia. L'altra, quella più popolare, facetta nera, sarai romana. Fu un anno pieno di storie. Anche i più piccoli italiani ebbero finalmente una divisa, perché furono fondati i Figli della Lupa. La SAR chiese l'onore e il piacere di essere riunita attraverso un regolare plebiscito alla Germania. Battemmo la Francia al calcio per 2-1 e gran merito della vittoria spettò al giocatore Meazza, detto il Balilla. Nuvolari corse il miglio lanciato a oltre 300 km l'ora. Poi, ricordate, vennero i fatti di Wal Wal e il discorso di Mussolini. Con l'Abissinia disse: abbiamo conti vecchi e nuovi da regolare e li regoleremo. E così il negus fu sconfitto. Allora Badoglio e Graziani andavano d'accordo. Ora il negus ha dimenticato e vuole bene agli italiani. Quello che vedrete è un incontro con Sua Maestà l'imperatore di Etiopia. Questa è Addis Abeba. In amarico significa nuovo fiore. Fu costruita 60 anni fa, tra i boschi dell'altipiano d'Etiopia, a 2700 metri d'altezza, dall'imperatore Menelik II, il Grande, in omaggio alla bella moglie Taitu. Oggi Addis Abeba conta circa 500.000 di abitanti. Numerosa è la colonia degli stranieri. Italiani, greci, armeni, inglesi, francesi, svedesi, russi e americani. È una città cosmopolita ed è sede dell'Africa Hall, l'ufficio regionale dell'ONU, che sorge a pochi passi dal Palazzo del Giubileo. Qui vive una tra le più antiche dinastie imperiali. Per queste strade, il 5 maggio 1936, le truppe del maresciallo Badoglio entrarono in Addis Abeba. Di quei legionari, molti non sono più ritornati in Italia. Sono rimasti qui perché il negus negesti Haile Selassie, al ritorno dall'esilio, li invitò a restare. Le loro attività commerciali e il loro lavoro hanno potuto espandersi e svilupparsi e sono visti con simpatia. Da quanto tempo è qui lei in Africa? 26 anni. Si trova bene? Non c'è male. Come mai ci sta ancora? Quando i mesi non permettono di andarsene, ci si sta. Senta, non ha nostalgia di casa? Nostalgia, sì. E lei? Tornerei volentieri in Italia. Lei ha nostalgia dell'Italia? Ma neanche per sogno, non ci penso neanche. Non ci tornerebbe? No, tornerei, ma con dei gran milioni. Questo è un paese di incanto. Sono sposato qui, i figli sono nati qui, quindi è un po' il mio paese. E il suo lavoro viene ostacolato in qualche modo? No, anzi, molto agevolato. Le autorità sono comprensive. E devo dire che è il paese ideale per gli investimenti stranieri. I rapporti con l'Etiopia sono molto buoni, molto cordiali. Abbiamo avuto dei momenti terribili all'occupazione inglese e con la venuta di Sua Maestà l'imperatore Haile Selassie, che ha protetto molto la colonia italiana, ci siamo trovati molto bene da allora. Lei fa il barbiere, vero? Sì, barbiere. E da quanti anni? Sarà 25-26 anni che sempre sono qui in Etiopia? Sempre qui a Addis Abeba, sì. E come si trova? Abbastanza bene, grazie. Il suo lavoro va bene? Sì, tutto bene. Senta, che cosa ne pensa lei dell'imperatore? È una persona a posto, veramente molto a posto. Verso tutti noi italiani ci ha sempre avuto un occhio di riguardo. Vuole molto bene agli italiani. L'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie I, ha risposto ad alcune nostre domande. Possiamo chiedere alla vostra maestà se considera soddisfacenti gli attuali rapporti fra il suo paese e l'Italia. ግርማው ሆይ አሁን በኢጣሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ከግርማው ነቶ ለመስማት እንፈቅድ ነበር። ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ያለው የኢጣሊያና የኢትዮጵያ ወዳጅነት እንዳለ ነው። አሁንም ቢሆን በአዝነው አኳኋን ነገሩ ወደፊት የሚገፋበት ነው ብለን ተስፋ የምናደርገው የወዳጅነት መልክ የያዘ መንገድ ላይ ነው።
Sua Maestà l'Imperatore dice che le relazioni amichevoli fra l'Etiopia e l'Italia sono ormai di vecchia data e sono molto soddisfacenti. Queste buone relazioni incoraggiano ambedue i governi e noi abbiamo fiducia che questi rapporti possano ogni giorno di più svilupparsi e migliorare. In quale misura gli italiani collaborano col loro lavoro allo sviluppo del suo paese? Gli italiani che abbiamo trovato qui dopo il nostro ritorno in Etiopia hanno collaborato in questi 20 anni in misura assai soddisfacente. Dobbiamo aggiungere che molti italiani che lavorano nella nostra corte si sono dimostrati leali in ogni occasione e lavorano e vivono tuttora con noi in una armonia che ci rallegra immensamente. Alcuni giornali italiani hanno parlato della possibilità che Vostra Maestà possa venire prossimamente in Italia. C'è qualche cosa di vero in queste voci? Abbiamo un grande desiderio e da lungo tempo stiamo progettando di visitare l'Italia e pensiamo che ciò sarà attuato non appena si presenterà il momento opportuno. Vorremmo farle ora una domanda un po' personale. Sappiamo che la Vostra Maestà legge spesso la Divina Commedia. Potremmo chiedere quali sono i versi che la interessano di più, che le piacciono di più? Dante, come di divino... La Divina Commedia di Dante, anche se noi non la ammirassimo, è un'opera colossale che tutto il mondo conosce ed ammira. Tuttavia, ciò che più amiamo e ricordiamo più volentieri sono i versi. Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Guarda e passa e trovalo un calmo. Haile Selassie, Negus Negesti, re dei re d'Etiopia, ha 69 anni. Fra i molti titoli di cui si fregia, vi sono quelli di re di Giuda e re di Sion, perché secondo la leggenda discende direttamente dal re Salomone, figlio di Davide e della sua moglie prediletta, Betsabea. La regina di Saba affrontò un lungo viaggio dall'Etiopia in Israele per incontrarvi il saggio Salomone. E da lui ebbe un figlio, che fu il capostipite della dinastia imperiale. La vita di Haile Selassie è stata piena di momenti burrascosi che egli ha affrontato e superato con fermezza e spesso con fortuna. Alla corte etiopica si usa il cerimoniale spagnolo, che prescrive 3 inchini, uno all'ingresso, un altro a metà del salone e il terzo dinanzi al sovrano. Abbiamo ripreso questa cerimonia della consegna delle credenziali del nuovo ambasciatore del Ghana mentre eravamo ospiti con la troupe di RT del Palazzo del Giubileo. Un anno fa, mentre Haile Selassie era assente, la Guardia Imperiale cercò di impadronirsi del potere. I ministri del governo in carica furono trucidati a colpi di mitra. I ribelli affermavano di voler modificare le vecchie strutture dello Stato. Ma l'esercito rimase fedele all'imperatore e dopo 3 giorni di battaglia riuscì a battere i rivoltosi e a catturarli in gran numero. Al suo ritorno, Haile Selassie graziò i soldati. I due capi della rivolta, il generale Mangestu Nuai, comandante della guardia, e suo fratello, furono condannati a morte da un tribunale civile e impiccati nella piazza principale di Addis Abeba. A un anno di distanza dal colpo di Stato, la Guardia Imperiale è stata riorganizzata. Nei parchi del Palazzo del Giubileo, i turisti sono ammessi a visitare gli chalet, passeggiano nei viali e scattano fotografie nei recinti dove vivono gli animali del piccolo zoo privato dell'imperatore. Questi gattopardi sono assolutamente innocui, come dei grossi gatti. Tutte le mattine Haile Selassie esce per una breve passeggiata con i suoi cani preferiti. Porta al braccio il lutto per la recente scomparsa della moglie Menen e del figlio più giovane, Saale Selassie. La sua vita ora è quella di un uomo solo. Gli fanno compagnia i 4 nipoti e 4 orfanelli che ha raccolto durante i suoi viaggi nelle province dell'impero. Li ha portati qui, dove vengono educati e trattati come i principi del sangue.